proverbia di quegli sbandati che tendono di colpire Napoli a morte, spadroneggiando con le armi alla mano in alcune zone del nostro territorio. Spesso, purtroppo, lo dobbiamo ammettere, si aggiunge quel fatalismo di coloro che guardano solo ai loro interessi e addossano alla nostra città un marchio che non le fa onore. Contro questi traditori e denigratori della nostra città si erge fiero il grido di dolore e di riscatto della stragrande maggioranza della nostra comunità, che è sana e buona e operosa e che esprime la più ferma e totale condanna degli atti di violenza. Questa è una città che ha delle sofferenze anche forti che non vanno mai sottaciute, però abbiamo anche qualcuno che pensa solo a sottolineare le negatività e mai sottolineare le positività, o addirittura certe volte costruire delle negatività che manco esistono, come accade in alcuni momenti. Però insomma, quello che mi interessa in questo momento è che c'è un senso di comunità a Napoli molto forte. Questo senso di comunità consente di affrontare le sofferenze ancora esistenti, ma anche nel comunicare e nel rafforzare le tante cose belle che si stanno facendo. A lei, a Maria, la nostra Immacolata, la nostra Madre Celeste, chiediamo protezione e intercessione presso il suo figlio Gesù, e a lei vogliamo affidare la nostra amata città, la nostra amata gente. Dio vi benedica e Amaron vi accompagni.